Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. Amici di MF Channel, amici social, ben trovati in una nuova puntata di Fighters Life, puntata strepitosa, puntata elettrizzante, puntata esplosiva, perché abbiamo con noi il campione del mondo del pugilato italiano. Abbiamo con noi Michael Lonewolf Magnesi. Ciao Ciao Michael, a tutti. ben trovato. Ormai prima di ogni tuo incontro è diventata una piacevole abitudine averti ai nostri microfoni, e quindi lo facciamo anche come rito scaramantico, oltre che per la voglia di sentirti e di capire come ti stai preparando al tuo prossimo impegno. Mi sembrava strano che ancora non mi chiamavi, di solito mi chiami sempre, anche in privato. Ma non voglio mai disturbarti quando sei in preparazione, ma tu sai benissimo che chiamo la tua dolce consorte e da quando, ecco, siamo quasi vicino al match, praticamente penso sempre a te, lo sai. Ne sono lusingato. Neanche fossi una bella donna, quindi questo Prima. significa che il pugilato, come in tutti gli appassionati di questa nobile arte, di questa meravigliosa disciplina, il pugilato ci scorre nelle vene e non potrebbe essere Sì. altrimenti. Allora, Michael, torniamo seri, puntata di Fighters Life, ci avviciniamo ad un grandissimo appuntamento per te, grandissimo appuntamento per il pugilato italiano. Vai a difendere la tua corona mondiale IBO a Manchester, nella patria del pugilato. Una volta la patria del pugilato erano gli Stati Uniti, era l'America. Da qualche anno a questa parte, l'Inghilterra e il Regno Unito praticamente si è messa allo stesso livello del pugilato d'oltreoceano. Vai a difendere la tua corona alla Manchester Arena contro Anthony Cacace. Eh già, ci siamo, manca davvero poco, no, non vedo l'ora, ci siamo anche con il peso, siamo arrivati, quindi adesso è il momento di giocarci un po' con il peso, gli allenamenti procedono bene, la preparazione sta andando alla grande, sto facendo dello sparring di livello, quindi siamo super pronti, dai. Allora, Anthony Cacace è ovviamente un pugile diverso per caratteristiche rispetto al pugile che hai affrontato nell'ultimo incontro nella difesa del tuo campionato del mondo. Quindi non è un fighter che accetta la battaglia, anzi è un pugile molto sfuggente, quindi dovrai correre all'interno del ring, tagliare la strada per andare a scaricare tutta quella che è la tua potenza. Sì, beh, io no, non corro dietro a nessuno, quindi lo braccherò in un angolo o nei quattro angoli, lo braccherò in tutti e quattro gli angoli e gli mostrerò come si fa il pugilato dalla corta distanza. Sei cresciuto tantissimo nel corso degli ultimi match, adesso hai una consapevolezza dentro di te di essere un grande campione, di essere un campione del mondo e soprattutto di valere i più grandi pugili del pianeta nella tua categoria. Ecco, da un punto di vista psicologico,
negli ultimi 3 anni, quanto step c'è stato all'interno veramente di quella che è la tua consapevolezza? Beh, guarda, la mia crescita negli ultimi 3 anni è stata esponenziale perché incontrando avversari di livello si cresce per forza, quindi o cresci o ti fermi, o ti fermano oppure cresci e tu fermi a loro. Quindi ho avuto la fortuna di incontrare degli avversari validi, al contrario di quello che possono dire tanti altri. Ma questi avversari qui mi hanno forgiato, mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto avere consapevolezza delle mie doti e delle mie qualità. Quindi li ringrazio e adesso dovrò ringraziare anche Anthony perché mi farà crescere ancora di più, perché mi farà, diciamo, imparare un po' di più a tagliare il ring, dai. Allora, innanzitutto apro una piccola parentesi perché oltre ad essere cresciuto esponenzialmente sul ring, sei cresciuto esponenzialmente anche davanti alle telecamere e davanti ai microfoni perché si vede che ora sei a tuo agio anche davanti a un video, davanti ad un microfono. E di questo ne sono veramente, veramente contento. Anzi, spero che anche noi di Fighters Life abbiamo contribuito a questa crescita, che è anche importante per un campione, perché alla fine il rapporto interpersonale con i media, con i tifosi, penso che sia fondamentale. Sì, beh, io la maggior parte dei ringraziamenti va a Fighters Life che quando eravamo in pandemia mi coinvolgeva sempre nelle sue dirette, quindi mi ha fatto un po' sciogliere sotto questo punto di vista, anche perché prima ero bello impacciato e bello imbarazzato ogni volta, però adesso non dico che non sono imbarazzato e impacciato, ma sono un po' più libero, dai. Senti, caro Michael, visto che noi non siamo superstiziosi, nel tuo ultimo incontro, ti eri preparato facendo sparring con il campione d'Europa Samir Zianì. Per questo match ti sei andato a prendere un altro francese, Sofiane Oumia, che è un ragazzo che ha vinto solamente 2 medaglie d'argento ai Giochi Olimpici. È stato 2 volte campione del mondo dilettanti e campione d'Europa. Ovviamente poi anche lui ha intrapreso il percorso tra i professionisti, però possiamo dire che è un pugile che ha le stesse identiche caratteristiche di Anthony Cacace. Sì, diciamo che ha le stesse caratteristiche sotto il punto di vista di altezza e un po' sotto il punto di vista della boxe, ma Sofiane rispetto a Anthony è 10 step sopra, Addirittura. quindi sì, cioè Sofiane a Cacace gli mangia in testa, cioè è un pugile completo, è intelligente, è bravo. Poi ha incontrato tutti i più grandi campioni che adesso sono professionisti. Lui li ha incontrati da dilettanti e li ha messi tutti quanti alla frusta. Quindi è un pugile molto intelligente, è bravo. Sa, quando sta sul ring, tu riesci a capire che lui è come se stesse sempre a casa sua, anche se è venuto qui in Italia a fare sparring con me, quando sale su quel quadrato. È come se fosse il quadrato di casa sua, non trova nessuna difficoltà, è sempre pronto ad avere l'escamotage per uscire da una situazione, diciamo, difficile. Anche con il mio pressing, la mia quantità di colpi, lui riesce sempre a sfuggirmi in qualche modo dall'angolo e dalle corde. Quindi, rispetto a Anthony, è 10 step avanti a lui. Quindi ovviamente, senza svelare le carte, ti sta aiutando anche a capire come tagliare questa benedetta strada per il ring di Manchester. Sì, abbiamo stretto anche una bella amicizia e quindi mi sta consigliando, diciamo che mi sta aiutando da campione a campione,
mi sta aiutando e mi ha chiesto se poi quando gli servirà lui io sarò disponibile ad aiutarlo. Gli ho detto subito, certamente non c'è problema. Beh, è importante questa sinergia tra campioni. Mi sono trovato personalmente quando facesti i guanti con Samir Ziani, anche con lui ci fu una bellissima, c'è una bellissima amicizia. Venne a bordo ring insieme alla sua compagna per vederti Sofiano oggi trionfare. mi ha detto che verrà a Manchester, quindi verrà a E fare il tifo a quindi, Manchester. ovviamente, perché non siamo scaramantici, ti porterai anche Sofiano Mia all'interno della Manchester Arena. Quindi, come si dice, squadra che vince o Non comunque ci cambia. non si cambia. Tutte quelle che sono le abitudini che ci hanno portato fino a questo grande step. Non si cambia nulla. So che ecco, tutto il tuo team è in fermento. Volevo sapere invece come stai vivendo da un punto di vista ecco, dell'affetto di tutti i tuoi fan. Se in questi giorni comunque stai ricevendo tanti attestati di sostegno, di gente che comunque ti sta spronando sotto tutti i punti di vista. Beh, la cosa che mi fa tanto piacere è vedere che la gente interagisce sotto i miei post, diciamo, mi difende anche dagli attacchi degli amici di Anthony, quindi questo mi fa molto piacere, ne sono soddisfatto perché significa che il lavoro che sto facendo è un lavoro buono, quindi sto lasciando un buon segno alle persone e quindi è una cosa ottima. Pensi che questo incontro possa essere veramente il match che può farti, tra virgolette, scavallare un altro step importante e quindi farti Beh, arrivare all'Olimpo delle altre sigle? io spero che dopo questo match mi diano un'opportunità per conquistare un'altra sigla, anche perché questa è un palcoscenico importante, è una riunione importante dove ci sono altri titoli altrettanto importanti, quindi come diciamo specchietto di partenza è un ottimo specchietto, quindi essere riuscito a entrare in un circuito di questi significa che cominciano a girare, diciamo, il mio nome comincia a girare fra i nomi degli organizzatori, quelli importanti. Quindi molto probabilmente spero che ci sarà questa occasione di fare una riunificazione con una delle altre sigle. Ci sarà tanta gente che verrà dall'Italia per sostenerti. Già qualcuno ti ha detto che verrà in Inghilterra a Manchester il 24 settembre. Sì, ho parecchi ragazzi della palestra che ho aperto qui a Civitavecchia che già hanno fatto il passaporto, hanno preso i biglietti, hanno trovato l'hotel, già si sono organizzati per venire, quindi mi porterò dietro un po' di tifo anch'io. Come stai vivendo questi giorni? Ancora sei abbastanza sereno? Sappiamo Sì, che quando tu sto. sappiamo che quando sei in preparazione, diciamo, ti concentri e diciamo, diventi veramente un lupo solitario perché Sì, sei concentrato tendo ad verso il. isolarmi, sì, tendo a rimanere, diciamo, chiuso in me stesso e rimanere concentrato. Sono ancora abbastanza tranquillo, sto ancora in mezzo alla gente, diciamo, dai. Allora, visto che sei ancora, diciamo, nella fase in cui ti si può chiedere qualcosa, mandami un messaggio per tutti gli appassionati di pugilato italiani che ti sosterranno, chi da Manchester, che verrà a Manchester appunto nella Manchester Arena, ma anche per tutti coloro che ti sosterranno da casa in Italia, e poi mandami anche un messaggio per Anthony Kakashi. Beh, che il messaggio è che di rimanere sintonizzati il 24 di settembre perché vedrete un grande match e vedrete come un pugile che è il detentore di un titolo, anche andando a casa del proprio sfidante, mantiene il titolo e non si fa, diciamo, distogliere dal fatto che non è in casa a giocarsi il titolo. E per Anthony, che si preparasse ad avere un giorno dopo il match pieno di dolori. Queste sono le parole del lupo solitario e noi ovviamente ti sosteniamo con tutto il calore che è possibile perché,
Tu rappresenti in questo momento il pugilato italiano, sei il nostro campione del mondo e noi saremo sempre, sempre, sempre al tuo fianco. Forza Lone Wolf, forza Michael Lone Wolf Magnesi. Grazie Grazie Michael. ragazzi, grazie a voi. E con le parole di guerra, ovviamente sportiva, di Michael Magnesi si conclude questa bellissima puntata di Fighters Life. Vi invito sempre a rimanere con noi, vi invito sempre a sostenerci perché Fighters Life is the next generation of fighters. Great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.